Sport. Amici sportivi, buongiorno, buon lunedì, eccoci qua come sempre in compagnia del vostro amico Umberto Mastromartino e naturalmente del mio caro amico omonimo braccio destro. Sì, un saluto a tutti gli amici che ci ascoltano da casa, da Umberto Della Martora. Bene, allora, ennesima sconfitta di questo Foggia in casa con il Cittadella, ma prima di parlarne andiamo a vedere un po' risultati e classifica. Brescia-Salernitana 2-0, Cremonese-Spezia 1-0, a Foggia Cittadella batte Foggia 3-1, Frosinone-Cesena 3-3, Novara-Empoli 1-1, Parma-Provercelli 3-0, Pescara-Ternana 3-3, Palermo-Venezia 0-0, Avellino-Carpi 1-1, Virtus-Entella-Bari 3-1, Perugia-Ascoli il posticipo di questa sera. Con questa classifica Parma, Bari e Palermo 29 punti, Cittadella e Frosinone 27, Cremonese, Empoli e Venezia 26, Carpi 24, Salernitana e Novara 22, Brescia e Pescara 21, Virtus Entella e Spezia con l'Avellino 20, 19 punti il Perugia, Foggia e Cesena 18, Ternana e Provercelli 17, Ascoli 14 punti. Umberto, prima di passare all'ospite, cosa vogliamo dire della partita di sabato? Ma Umberto, c'è davvero poco da dire, perché purtroppo noi che abbiamo visto la partita abbiamo sofferto in tribuna stampa assieme a tutti gli amici che seguono con trepidazione i colori rossoneri, perché è stata un'ennesima debacle casalinga che sicuramente non ci voleva, perché ci riporta adesso a pieno titolo nella zona pericolo. Eravamo fuori dalla zona play-out, però queste ultime due sconfitte ci hanno penalizzato, con tutte le giustificazioni del caso, per le tante assenze, perché la squadra era rabbrecciata, per i tanti uomini indisponibili in infermeria e via discorrendo. Sicuramente chi è andato in campo, tranne tre o quattro che mi sento di assolvere, parlo del portierino Tarolli, che era semplicemente alla sua seconda apparizione in prima squadra in questo campionato, parlo di capitano Agnelli che ha dato tutto, parlo di Agazzi che è stato uno dei pilastri del centrocampo e di Celli che ha corso su e giù per il campo, gli altri non mi è sembrato che abbiano dato il massimo di quello che può essere in questo momento il loro rendimento. Però voglio dire, mi auguro che sia anche questa una nube che possa prima o poi spostarsi e far riapparire quel sole che tutti ci aspettiamo. Beh, speriamo che questo sole che tutti ci aspettiamo arrivi quanto prima, questa maledetta primavera. Siamo in autunno, ormai ci andiamo in autunno, in inverno. Andiamo a parlarne con l'amico Giovanotto, ora era la nostra mascotte, oggi è un nostro collega, Mario Ciampi. Ciao Mario. Ciao Umberto. Ciao Mario, grazie. Ai due Umberto. Grazie per la tua disponibilità, Mario. Allora, ciao Umberto, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Grazie Mario. Prima di passare al Foggia, a parlare del Foggia, parliamo un po' di ciò che è successo alla fine della partita. Lo dobbiamo dire per onor di cronaca. Prima di entrare in sala stampa c'è stato un battibecco fra un nostro amico, collega opinionista, giornalista, con Franco Sannella. Franco Sannella naturalmente in quel momento, con tutto ciò che aveva da pensare, non poteva rispondere al come dovere, però ha mandato un input dicendo: adesso questo è il Foggia, ma fra due anni saremo in Serie A, vedrete. Beh, ce lo auguriamo. Allora Mario, tu hai visto come noi la partita sabato? Sì. E Umberto prima ha detto che 3-4 giocatori, calciatori, compresi il portiere Tarolli, si sono salvati. Tutto il resto? Tutto il resto non pervenuto. Stiamo ancora aspettando anche noi di capire, insomma, che fine abbiano fatto. Però dal resto, insomma, la partita l'abbiamo vista tutti, è stata sotto gli occhi di tutti, una prestazione sicuramente non all'altezza della situazione. Di fronte avevamo una squadra che durante la settimana avevamo ampiamente detto che era una squadra forte, l'avevamo detto anche in TV con Umberto stesso Della Martora, una squadra che giocava molto di contropiede, una squadra comunque attrezzata bene, è guidata da un ottimo allenatore che è Venturato.
sicuramente anch'io sposo la tesi dei 3-4 giocatori salvabili, ecco. Poco fa, visto che comunque siamo ormai tutti social, ho postato un qualcosa riferito a Cristian Agnelli dicendo che ne vorrei 11 così, perché sicuramente Cristian non deve essere lui il costruttore del gioco, ecco, il regista. Però sabato l'ho visto molto attivo dal punto di vista della costruzione, al contrario di Vacca, che personalmente non mi è piaciuto tanto. L'ho visto un po' avulso, un po' lontano dalla manovra e dalle dinamiche di gioco centrali. Sicuramente ci sono delle situazioni da migliorare, valuto anche il rientro di Agazzi diciamo sufficiente, perché comunque ha fatto quello che doveva fare. Sicuramente in attacco, a parte la prestazione generosissima di Beretta, che ha quelle caratteristiche, le caratteristiche di un giocatore alla Bobovieri, ecco, se vogliamo essere più precisi, sicuramente non è stato appoggiato in maniera giusta, in maniera degna, come si dovrebbe appoggiare un attaccante. Umberto Della Marfora. Mario, tu hai vissuto dal di dentro per le tue esperienze lavorative nel Foggia, nel Manfredonia e via discorrendo, quello che si vive all'interno di uno spogliatoio, di un gruppo, quando le cose, ahimè, non vanno nel migliore dei modi. Ecco, secondo te, qual è la medicina migliore in questo momento per poter uscire da questo impasse che sta bloccando un attimino la squadra? Ma sicuramente non è quella di fare proclami, ma non riferito a ciò che ha detto il patron Zannella, perché poi insomma bisogna anche capire il momento. Certo. Forse era anche il momento sbagliato quello di andare a pizzicare, di andare a... Sì, l'ha detto pure Umberto, giusto. Certo, cioè nel senso non era proprio il momento migliore per andare tra virgolette a provocare una persona, anche perché perdi una partita in casa malamente. Sicuramente non ti puoi aspettare una risposta, un mazzo di fiori come risposta. Forse era il momento sbagliato. Peppino lo conosciamo bene, è una persona, un tifoso prima di essere altro, quindi di conseguenza ho assistito anch'io a quella scena, quindi magari anche a me avrebbe dato fastidio, come ha dato fastidio al patrone, avrebbe dato fastidio anche a me in quel momento. Ecco, bisogna scegliere sempre i momenti prima di intervenire e fare delle affermazioni, soprattutto in quel momento mentre scendi le scale, insomma, non è proprio il massimo. Capisco anche il nervosismo. Sicuramente bisogna lavorare tanto, bisogna rinforzare la rosa, e questo insomma penso che sia in dubbio, perché comunque ne avevamo parlato anche prima che si arrivasse insomma a dicembre, che probabilmente la rosa era inadeguata. Certo, non bisognava illudersi dopo la grande prestazione col Bari, terminata poi però con una sconfitta, non bisognava illudersi che potessimo avere insomma una bella squadra. Sicuramente non bisogna buttarsi giù e demoralizzarsi dopo la partita, ecco, col Cittadella. Mario, in questo momento il Foggia Calcio, oltre alle prestazioni sportive, ahimè, insomma, non proprio di quelle che tutti ci aspettavamo, sta vivendo un momento particolare per una serie di situazioni che purtroppo coinvolgono forse anche il gruppo, almeno a livello psicologico. Parlo della vicenda Curci, che sicuramente insomma è un qualcosa che a noi personalmente dispiace, e ci auguriamo che la giustizia possa fare chiarezza e possa magari scagionare chi in questo momento vive delle situazioni difficili. Così come c'è la vicenda societaria, che vede la possibilità di poter allargare la base societaria con altre persone che potrebbero affiancare i Zannella, e questo sotto un certo punto di vista preoccupa anche la tifoseria, che è molto legata alla famiglia Zannella e magari non conosce quelli che potrebbero essere i programmi di chi eventualmente subentra. Tu pensi che queste situazioni possano influire anche sul rendimento dei calciatori? Ma io penso, per quanto riguarda la questione Curci, non credo, perché comunque la vicenda legata
all'attuale vicepresidente onorario, anche se non penso, cioè, che adesso risulterà ancora tale, però insomma non penso possa influire sull'andamento della squadra e psicologicamente sul resto del gruppo. Per quanto riguarda le voci, insomma, relative all'ingresso, probabile ingresso, l'acquisto, insomma, di quote da parte del gruppo rappresentato da Raffaello Foglieri, che era presente sabato col papà. Sì, era presente col padre, però insomma la trattativa va avanti da qualche mese, insomma non è una cosa recente. Sicuramente insomma bisognerà fare chiarezza su quali sono i programmi, eccetera. Del resto anche la famiglia Sannella ha investito tanto in questi anni, quindi di conseguenza potrebbero, magari come è successo l'anno scorso con la famiglia Curci, potrebbero aver bisogno di un aiuto, di forse fresche, insomma. È normale che se sono cose che possono fare il bene del nostro Foggia, che ben vengano. Ben vengano. Ovviamente bisogna poi fare chiarezza, perché la tifoseria merita chiarezza e merita di essere rispettata. E l'ha detto, la risposta l'hanno dato anche dagli spalti verso i calciatori. Sì, quello verso i calciatori, poi vabbè, quella è un'altra cosa, che poi sta sul campo, che sicuramente hanno il diritto tutti quanti di contestare sempre in maniera civile, così come è stato fatto, e di chiedere maggiori impegno, perché poi alla fine insomma Foggia ha fatto anche quasi 9.000 abbonati e non bisogna mai dimenticarlo. Però Mario, è normale che va chiarita la situazione, va chiarito l'investimento, e penso che la società, attraverso poi la comunicazione, sicuramente quando sarà ufficiale la cosa e verranno ratificate tutte le situazioni necessarie, si farà una conferenza stampa. Mario, si è parlato appunto, sempre in questa famosa lite, di gennaio. A gennaio, vedrete, con il nuovo DS Nember, se non vado errato, sì, che ha detto prima delle entrate ci devono essere delle uscite. E questo è giustamente, perché altrimenti non si possono prendere determinati calciatori. Anche perché, soprattutto per gli over, noi abbiamo la casella piena. Quindi abbiamo dei calciatori addirittura a pagamento che stanno seduti lì in attesa e attendono. Questo movimento, di più o meno secondo il tuo pensiero, quante persone potrebbero uscire fuori dalla rosa? Ah, vabbè, io penso che a questo punto almeno 4-5 elementi debbano essere piazzati. Io penso che il primo caso, quello più spinoso tra virgolette, è quello relativo a Vincenzo Sarno, perché comunque è un giocatore che Foggia continua a pagare, esatto. buttato lì perché per una scelta, perché poi alla fine io penso che il mister sia stato molto chiaro a inizio stagione, prima che iniziasse il campionato di Serie B. Lui probabilmente ha fatto una lista di calciatori che potevano essere utili, altri che potevano essere ceduti. Sarno evidentemente rientrava tra i giocatori sacrificabili, purtroppo non siamo riusciti a piazzarlo, anche perché magari un ingaggio poco avvicinabile, e poi perché comunque giustamente magari il calciatore dice: io sto in Serie B, voglio giocarmi le mie chance, le mie carte in Serie B e non andarmene in un'altra categoria. Così come era stato il problema per Angelo, così era stato il problema per Letizia, insomma Narciso, che ha dovuto rinnovare per essere piazzato. Insomma, ci sono stati fatti un po' di errori. Non è stato difficile, è stato difficile fare mercato. Penso ai giocatori ai quali magari si è dovuto accontentare per mandarlo via, per liberare le caselle. Sicuramente non sarà facile mettere mano al mercato, considerando che ci sono i giocatori che pagherebbero per venire a giocare a Foggia, perché noi abbiamo una piazza ambitissima dove comunque c'è una società sana e quindi è una tifoseria forte. Una tifoseria importante, una piazza ambitissima, società sana, comunque è una piazza che Foggia, insomma, è sempre ambita. Mario, siamo quasi in conclusione. In 20 secondi, quando pesa la testa del mister?
Quanto pesa? Il mister, la testa, dice che qualcuno vuole la testa panchina, cioè panchina. Lui dice potrebbe essere in bilico dopo una serie perché di qualcuno risultati ne negativi parla. Anche la panchina. Vabbè, ma è normale, i risultati, in 20 secondi, fine, sentiamo. I risultati sono quelli che sono, insomma, è normale, penso che tutti si sentirebbero in discussione, ma è così, è normale che sia così. Io penso che comunque in questo momento bisogna pazientare, bisogna andare avanti così, sperando ovviamente che il mister riesca a trovare il bandolo della matassa, magari, perché no, provando nuove soluzioni tattiche. Bene, Mario, dobbiamo chiudere in bellezza, ti salutiamo, ti ringraziamo per la tua grazie disponibilità. Grazie Mario, con te ci vediamo a stasera. Presto, mi raccomando. Sì, ciao Mario, stai bene. Ciao. Velocemente, Umberto, il prossimo turno. Sì, il prossimo turno vedrà in campo Novara Cremonese, Ternana Parma, Cesena Pescara, Spezia Foggia che verrà giocato venerdì 8 alle 20:30, Ascoli Virtus Entella, Cittadella Avellino, Empoli Carpi, Frosinone Brescia, Salernitana Perugia, Venezia Provercelli e Bari Palermo. A voi tutti buon ascolto da Radio Master. Ciao! E un saluto anche da Umberto Della Martola. Ciao a tutti. Sport.